attività di ricerca e di insegnamenti tra due università, tra due realtà diverse dell'Italia e l'Inghilterra, in questo caso è una grande opportunità per gli studenti. Sì, assolutamente sì. Io volevo venire innanzitutto per visitare questa bellissima università. E ho avuto un'accoglienza calorosa dal rettore, dai professori. Abbiamo anche fatto una piccola visita, molto impressionante. E soprattutto io sono qui per congratularmi con l'università, anche con gli studenti, e due studenti britannici che per la prima volta hanno partecipato in un corso per ottenere un doppio titolo da Università di Portsmouth e Università di Salerno. È un'iniziativa che è stata organizzata nel contesto dell'Erasmus, il programma. Allora, per me, nel contesto politico più ampio, è anche un'opportunità per sottolineare la determinazione del Regno Unito di continuare a collaborare, partecipare ai programmi, progetti europei anche dopo la Brexit. Continuano le attività di internazionalizzazione dell'Ateneo Salernitano. Questa mattina siamo presenti per la cerimonia finale, l'atto finale della collaborazione tra Università di Salerno e Università di Portsmouth. Sì, buongiorno. È una visita importante quello che oggi abbiamo avuto all'interno del nostro campus e anche ovviamente all'interno del nostro dipartimento, perché l'ambasciatore, la signora Morris, che è venuta in visita ufficiale, è una visita che conforta, a mio parere, anche le scelte che noi abbiamo fatto, onestamente sono ormai diversi anni fa, in un momento anche se volete un po' di timori, perché già si parlava di Brexit, ma noi siamo andati avanti, onestamente abbiamo lavorato su questo doppio titolo con l'Università di Portsmouth e non solo l'abbiamo attivato, ma come dire, anche grazie ora al supporto anche dell'ambasciatrice, la signora Morris, riteniamo che ci saranno ulteriori iniziative che porteremo avanti sia come università ma anche come dipartimento proprio di St. Miss. Il progetto Erasmus amplia i suoi confini, parte integrante di questo progetto tra Università di Salerno e Università di Portsmouth, è un punto da cui partire, soprattutto per gli studenti. Assolutamente sì, perché per noi UK è sempre stato un partner fondamentale, al di là delle questioni politiche che ovviamente hanno a che fare con il ben noto fenomeno Brexit, però come dicevo, UK è un partner fondamentale, sia e non solo per quanto riguarda il discorso della lingua, ma proprio perché si tratta di uno sbocco fondamentale per delle strategie di accordo molto molto importanti per quanto riguarda la nostra università e il nostro Ateneo. Abbiamo già consolidato un certo numero di accordi che hanno visto negli anni e negli ultimi anni 37 studenti in mobilità e puntiamo, nonostante tutto, a incrementare ancora questo tipo di accordi, cercando di realizzare delle collaborazioni puntuali tra i vari atenei e quindi cercare non solo di migliorare la capacità dei nostri studenti e quindi le possibilità per quanto riguarda la frequenza di corsi in Atenei UK, ma anche migliorare la capacità ricettiva del nostro Ateneo e quindi rendere più appetibile per quanto riguarda gli studenti che provengono dal Regno Unito un periodo presso il nostro Ateneo che è un Ateneo sempre più importante, sempre più al centro della scena internazionale e si propone sempre di più come un Ateneo internazionale per l'accoglienza e per lo scambio. Un'opportunità unica per tanti studenti dell'Università di Salerno, ma anche dell'Università di Portsmouth con questo progetto. Ce lo vuole spiegare in termini pratici in cosa consiste? Allora, i nostri studenti della laurea magistrale in Business Innovation Informatics possono partecipare a una selezione per 5 posti con supporto delle borse Erasmus per fare un semestre all'Università di Portsmouth. Alla fine del periodo loro acquisiranno il titolo nostro di laureato magistrale e il titolo di Master in Information Systems all'Università di Portsmouth. Viceversa, i loro studenti, dopo aver effettuato il loro corso di studi, vengono da noi a fare un semestre di corsi di tipo manageriale soprattutto per acquisire anche il nostro titolo. Quindi oggi avremo i primi due studenti, poiché loro fanno 3 semestri in UK, l'hanno già fatti, di fatto oggi discuteranno la tesi e
e diciamo appena possibile, sarà i primi di aprile, secondo la legge italiana, acquisiranno anche il nostro titolo di laurea magistrale in Business Innovation Informatics. I nostri invece partiranno il 1 marzo, avranno la certificazione dall'Università di Portsmouth in autunno e entro dicembre avranno anche il titolo di laurea magistrale in Business Innovation Informatics.